In occasione del Fertility Day, Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno Fertilità, un bene prezioso da preservare, promosso da ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. L'evento, patrocinato dal Consiglio regionale, ha rappresentato un'occasione per informare sulla possibilità di poter coltivare il proprio progetto di famiglia, maternità e paternità, anche per chi ha subito trattamenti per il cancro. In particolare sono stati presentati i progetti FertiSave e Preserviamo, in atto presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Questo evento ha lo scopo di far conoscere una problematica estremamente importante, che è quella delle pazienti oncologiche giovani che fanno dei trattamenti e hanno diritto ad avere il loro progetto di vita conservato e quindi di poter fare una preservazione della fertilità. L'altra cosa è la maternità dopo il cancro. Anche questo, anche nel tumore al seno, è stato dimostrato che è possibile. Dobbiamo batterci perché tutta una serie di pregiudizi cadano e la realtà che oggi stiamo vivendo, che è diversa, possa emergere e dare a tutti la possibilità di avere una famiglia, una vita normale, se lo desiderano.